Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Molise che oggi ci porta a Montorio nei Frentani. 12 giugno si festeggia il santo patrono San Costanzo. Ogni 25 anni c'è un evento molto particolare. Da questa chiesa non solo San Costanzo, ma vengono portati in processione tutti i santi presenti nella chiesa. Allora entriamo in questa puntata di Viaggio in Molise e scopriamo insieme il santo patrono San Costanzo di Montorio nei Frentani. Vescovo De Luca, oggi a Montorio nei Frentani, festeggiamenti in onore del santo patrono San Costanzo, un esempio di vita, esempio della vita di Gesù Cristo, come ha detto lei sull'altare. Sì, i santi sono coloro che hanno preso sul serio, no? La fede è questo spostare il proprio io per far entrare nella propria vita Cristo, che poi realizza ognuno di noi nella sua compiutezza e nella sua originalità. E San Costanzo è come, un cristiano compiuto, perché questi sono i santi, cristiani compiuti. Nel Vangelo di oggi le lacrime della peccatrice che hanno lavato i piedi del Signore e con la stessa peccatrice ha asciugato i piedi del Signore con i suoi capelli. Sì, è così, è un po'... suscita tenerezza questa scena, ma anche un desiderio di averle quelle lacrime che messi sui piedi di Gesù, ma le lacrime che nascono dalla consapevolezza del proprio limite, della propria povertà, del proprio peccato nel caso, ma di ciascuno di noi, no? Però quelle lacrime messe sui piedi di Gesù poi diventano un profumo che si spande per tutta la stanza, no? È come perché la misericordia rinnova la nostra vita e la rende una vita piena, no? Non ci mette, come si può dire, una pezza oppure cancella qualcosa. La misericordia rinnova, ricrea, e quella è una donna ricreata dal Signore, no? Misericordia del Signore che scende su tutti noi, quest'anno è l'anno della misericordia, come ha voluto Papa Francesco. Quale può essere un messaggio da mandare nel giorno di San Costanzo e nell'anno della misericordia? Ma noi come diocesi abbiamo fatto una scelta, intanto sì, certo. Quest'anno è la consapevolezza, è riprendere consapevolezza del dono della misericordia di Dio per ciascuno di noi e per la nostra Chiesa in generale, no? Perciò non vergognarci di quello che siamo, di come siamo, ma sentirci, come spesso ripete Papa Francesco, peccatori ma amati da Dio. Questo è di più. Allora non abbiamo niente da nascondere, no? Le nostre fragilità, le nostre incongruenze, però anche abbiamo da accogliere, una volta riconosciuto, questa misericordia di Dio che ci rinnova e ci apre alla speranza, ci apre alla speranza. E questa poi accoglienza diventa vita, no? Cioè la misericordia è accolta nella misura in cui ci porta ad essere
a fare opere di misericordia, no? Ad andare verso gli altri, a cominciare da dentro casa nostra, a esercitarla questa misericordia, no? Ma è nella misura in cui la esercitiamo, ne veniamo come ristorati dalla misericordia, perché Gesù dice: se siete misericordiosi otterrete misericordia, ed è proprio così. Io questa esperienza l'ho fatta ultimamente, la faccio spesso, però ultimamente passando una mattinata nell'hospice di Larino, dove ho celebrato la messa, perché in questo periodo mettiamo come tema del mese di giugno della misericordia, luoghi della misericordia o porte sante, sono l'hospice appunto e le RSA, no? Dove, e io sono stato lì una mattinata, a parte la celebrazione dell'Eucaristia, poi ho visitato i singoli ospiti, ho amministrato l'unzione degli infermi per tre, ho anche, perché nella notte erano deceduti due, ho anche pregato insieme ai familiari per quei defunti. Veramente è stato per me un essere, uscire leggero, no? Anche se avevo vissuto la condivisione di sofferenze, di pesantezze, ma con l'anima leggera, e questo fa la misericordia, no? Non ci estranea dalla vita, ma ci fa vivere dentro la vita con la leggerezza di chi è portato dall'amore di Dio. Con l'amore di Dio perdoniamo e saremo perdonati. È certo, è così. È così. Auguri allora. Franco Valente, storico molisano, oggi anche lei qui a Montorio, questa piccola comunità molto bella e antica per San Costanzo, il patrono, una chiesa bella. Lei che è uno storico che studia appunto anche le chiese, quali sono le particolarità che ha riscontrato a Montorio? A parte la dedicazione all'Assunta, è già un fatto importantissimo, ma soprattutto il fatto che all'interno di questa chiesa vi sono due dei capolavori più importanti di Teodoro d'Enrico. Un'annunciazione e un'assunzione. In effetti sono l'inizio e la fine della storia di Cristo, con l'annunciazione e poi con l'assunzione di Maria Vergine al Cielo. Sono due quadri importantissimi, tra i più importanti che abbiamo non solo in Italia, in Europa, sono della metà del Cinquecento, e quindi Montorio ha questa peculiarità di conservare due testimonianze importantissime dell'arte, ma non è soltanto una testimonianza. E che la presenza di queste pitture fanno capire che esiste una religiosità particolare qui a Montorio, legata soprattutto al culto dei santi. Oggi il tempo è un poco avverso, però sarebbero usciti tutti i santi, è un fatto importante perché la collettività attorno ai santi ricostruisce la propria identità, il proprio motivo di esistere, il proprio motivo di stare insieme. Quindi è una chiesa importante per i valori artistici, ma soprattutto per i contenuti religiosi che caratterizzano questa comunità. Appunto, quindi la religione, ma anche la cultura e le tradizioni che ci sono dietro la parrocchia di Maria Assunta. Certo, la religione non è solo un fatto personale, individuale, è un fatto che si lega alla necessità di spiegare certi fatti. E quindi attraverso l'arte, la cosiddetta teologia, trova un'espressione fisica che ti permette di capire cose altrimenti non comprensibili. Quindi l'arte dovrebbe aiutare in questo senso. Ovviamente poi diventa difficile capire l'arte, e quindi anche da questo punto di vista cerchiamo di fare uno sforzo di comprensione e poi di comunicazione. Perché una volta studiato un quadro, un'opera d'arte, bisogna pure comunicare agli altri in maniera che tutti possano capire dai segni i contenuti che si nascondono dietro quell'immagine. Cioè, una volta la Bibbia non veniva raccontata soltanto a voce, veniva raccontata attraverso i quadri, e il popolo aveva la capacità di conoscerla, la storia biblica, attraverso conoscenze che si faceva con una propria cultura che avveniva all'interno della Chiesa.
Oggi questo è più difficile perché noi siamo convinti di sapere tutto e alla fine quegli oggetti che quotidianamente vediamo non siamo in grado di valutarli per la loro importanza. E Montorio è uno di quei centri del Molise che conserva delle testimonianze importantissime, non solo per i contenuti ma anche per la qualità dell'arte. Teodoro De Rico è uno dei più grandi pittori rinascimentali napoletani vissuti in Europa, olandese, trasferito a Napoli, da Napoli porta le sue opere qui a Montorio.